Sono molto contento, anche il colpo d'occhio anche di quest'anno è molto bello, quindi di vedervi così numerosi e mi fa veramente piacere. Iniziamo quindi con la nostra solita carrellata e chiamerei la signora Piera Squillerwald, sindaco del comune di Verres, al microfono. E poi iniziamo con la relazione annuale e i soliti interventi sull'attività svolta. Desidero dirvi il mio applauso ed il mio apprezzamento per l'impegno di cui date prova con autentica serietà. La presenza di 76 distaccamenti in 73 comuni dei 74 componenti la Regione Autonoma Valle d'Aosta è la prova del radicamento di tale servizio all'interno di una popolazione che da sempre ha dovuto trovare in se stessa la forza per lottare e reagire alle avversità della vita e del vivere in montagna. Il 15 ottobre 2000 una grave alluvione ha fatto vittime e danni per miliardi. Anche in quell'occasione i vigili professionisti, i vigili volontari e la protezione civile hanno dato saggio di un altruismo e una dedizione senza precedenti. Grazie a loro delle grandi professionalità. La procedura stabilita dai vigili dell'interruzione dei corsi per gli interventi. Pare comunque prima un tipo full immersion, 4-5 giorni di corso a tempo pieno. Molto meglio dedicarsi 4-5 giorni di fila al corso piuttosto che fare delle ore il sabato e la domenica. Pratici sugli interventi di soccorso. 5 unità operative. Il territorio poi gli aggiornati nel 2007. Vedere l'elaborazione di legge, questo progetto che prima non c'era e che oggi il numero di cassi, 900 cassi F2 e F6 dell'MSA, eccetera, destinati a equipaggiare il personale volontario del corpo durante l'attività di soccorso e protezione civile e di estinzione incendi boschivi. Ne abbiamo speso per questo 113.000 euro. A seguito di visita specialistica effettuata nell'ambito dei periodici controlli, abbiamo sempre consegnato 69 occhiali di protezione, tanto direi se. Un altro che è destinato a Remo Montalbano che è in fase di realizzazione. Giovanni Epifani ha un ulteriore passaggio di bilancio che vede, e ve lo ricordo, per quest'anno 2009 avevamo a disposizione 290.000 euro per l'acquisto dei DP, 90.000 euro per la gestione del personale che viene in identità, corsi, esercitazioni e manifestazioni. Ve lo dico ancora, non è così semplice anche a credo che la cosa sia dovuta al fatto che la concomitanza con gli interventi in Abruzzo, per cui auspico per il prossimo anno una maggiore, no? 200, oltre 200. Ho il piacere di farmi da portavoce del personale del comando e portarvi più cordiali saluti e anche l'apprezzamento per tutto il lavoro che abbiamo svolto assieme. Credo l'anno scorso, se non ricordo male, a Cervinia, ma credo che sia ancora poco. Dei distaccamenti che hanno sicuramente un carico di lavoro. Buongiorno a tutti e grazie della vostra numerosa partecipazione e soprattutto grazie dell'attività che svolgete ogni giorno. Che potremmo, faccio qui una proposta, ma comunque questo risale già agli anni 80, fine degli anni 80, e adesso, visto che abbiamo istituito nella nuova legge i vigili del fuoco onorari, uno dei posti potrebbe essere già dedicato a Rolandin, a cui passo ora la parola. Grazie Presidente, una buona giornata a tutti voi. Perché se è vero che sembra quasi normale dire, vabbè, lavorano assieme i vigili del fuoco, professionisti, vigili del fuoco volontari, le implicazioni che questo comportano non erano così banali, tant'è che la discussione è stata molto molto ampia e da questo ringrazio sia il coordinatore Luca che assieme ai suoi collaboratori, al direttore e comandante dei professionisti. Solo al nostro cavaliere di Gran Croce Gronchi, perché tutti si aspettano che tu faccia, mi permetto di darti tu un discorso, però ti diamo solo 2 minuti. Porto il saluto di tutti i vigili italiani che in questo momento ho l'onore di rappresentare, anche di Trento e Bolzano, che sanno di questa vostra assemblea.
sempre, se del, guardate un attimo. Sempre del distaccamento di Cogne, il signor Truc Fedele. Del distaccamento di La Salle, il signor Lumignon Flavio, consegna Davide Bertoro. Vice comandante del Corpo Forestale. Distaccamento di San Cristoforo. Per il distaccamento di San Pierre, il signor Dufour Carlo consegna a Renzo Martin, componente del Consiglio per la Comunità Montana Gran Parigi. Per il distaccamento di San Pierre, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.